Buonasera mister. Allora, settimana fredda per allenarsi, siamo alla vigilia appunto di questo match con una squadra che all'andata in qualche modo ci ha messo in grande difficoltà. Se non fosse stato per il gol di Pontisso l'avremmo persa, invece poi alla fine è andata bene. Come ha impostato questa gara invece nel girone di ritorno? Sì, nel girone d'andata è stata una partita, diciamo, la prima volta che abbiamo trovato una squadra che ha pensato molto alla fase difensiva, ci ha chiuso tutti gli spazi, non ci ha permesso di giocare, l'abbiamo rivisto anche in questa settimana, e un atteggiamento totalmente diverso dalle altre partite che avevamo incontrato in quell'epoca lì. E loro sono stati molto furbi in quella partita, perché hanno fatto due gol su falli laterali, ma con rimesse in gioco con 30 metri di differenza da dove era uscita la palla. Insomma, sono stati bravi nelle furbizie, una squadra molto, diciamo, furba, quindi di conseguenza noi l'abbiamo patito un pochettino questo aspetto qua, ma ci fu di grande insegnamento, quindi voglio dire, abbiamo fatto un tesoro di quella partita lì. È chiaro che oggi, come abbiamo detto all'inizio del girone d'andata, è tutto un altro campionato, quindi di conseguenza adesso dobbiamo aspettarci ancora di più da parte loro furbizie, ancora di più, diciamo, attenzione a non farci giocare. Quindi sarà una partita intensa, una partita da fare con la massima attenzione, anche perché loro sono una squadra che sono, diciamo, quindi in classifica, se non sbaglio. Quindi è una partita da prendere veramente con grande attenzione. Quarti, quindi quarto, quindi insomma sono una squadra di grandissima, una delle migliori squadre del girone a questo punto qua, quindi dobbiamo essere molto molto concentrati. Sì mister, in effetti il Cerignola ha messo in difficoltà un po' tutti, no? Perché la classifica lo dimostra, come si diceva, è quarto, teoricamente può puntare anche al terzo posto considerando anche il calo del Pescara. È anche vero che è una squadra che si esprime forse meglio in casa, o meglio in casa ha conquistato più punti rispetto alle gare in trasferta. Come l'avete preparata, anche considerando le condizioni climatiche? Squadra che comunque, voglio dire, Cerignola magari neopromossa, però se andiamo a vedere c'ha dei giocatori anche importanti, perché comunque Ligi, Blondet dietro, insomma, danno solidità, danno forza, danno centimetri. È una squadra solida, una squadra attenta alla fase difensiva. Poi secondo me anche a livello tattico sono molto preparati. Davanti hanno uno dei migliori marcatori del girone, Malcore, quindi dobbiamo essere bravi. Io ho chiesto alla squadra anche una grande attenzione a livello di prestazioni individuali, perché domani c'è bisogno di tutto, c'è bisogno che ognuno di noi diamo il massimo, perché è una partita importante, una partita, diciamo, da prendere con attenzione, come abbiamo detto prima, e quindi mi interessa anche le prestazioni individuali, che devono essere di altissimo livello. Mister, due cose. La prima, lo diceva prima, no? Probabilmente proprio quel pareggio al 91esimo di Pontisso è stato uno dei bivi della stagione, no? Immagino che magari se si fosse perso, magari sarebbe stato forse certamente più difficile fare questo cammino. Quindi da questo punto di vista è appunto un bivio in cui si è presa la strada giusta. Le chiedo se appunto ha anche lei questa sensazione. Poi la seconda, sulla partita di domani, recupera alcuni giocatori importanti, Sunas, Pontisso, probabilmente una migliore condizione di Situm. C'è però ancora qualche problemino, soprattutto per quanto riguarda la copertura delle fasce. Mi dica lei com'è la situazione anche in rapporto a quello che è stato, insomma, l'episodio che ha riguardato Rolando, che forse, insomma, da questo punto di vista bisogna un attimino capire. No, allora, sì, come ho detto prima, la partita dell'andata ci ha fatto capire che dovevamo essere attenti anche su alcuni altri particolari. Noi avevamo lavorato tanto sotto l'aspetto proprio dei principi di gioco, sotto l'aspetto della qualità del gioco in ritiro.
Le prime partite le abbiamo giocate a viso aperto con le altre squadre, loro hanno fatto invece una partita totalmente diversa, abbiamo trovato un avversario totalmente diverso e ci ha aperto gli occhi, ci ha aperto sicuramente, abbiamo lavorato su altre cose e ci ha dato la forza per curare anche altri aspetti, per esempio il fatto della furbizia delle altre squadre, quindi dobbiamo stare svegli su tutti gli episodi. No, la squadra si è allenata molto bene in questa settimana qui, anzi molto concentrati, molto attenti, anche perché, voglio dire, loro se lo ricordano la partita dell'andata, quindi in linea di massima ci si ricordano anche il secondo gol come l'hanno fatto loro. Quindi diciamo che un po' di attenzione in più in questa settimana c'è stato. Abbiamo recuperato sicuramente Situm, ha fatto una buonissima settimana perché ha preso coraggio dalla partita di Latina, ha messo minuti nella partita di Latina, quindi è stato molto più vivo in questa settimana, quindi ci aspettiamo veramente una grande prestazione anche da parte sua. E lo stesso vale per Pontisso, per Sunas, che hanno recuperato appieno dal discorso dell'influenza che hanno avuto. E Rolando si è allenato, diciamo, in questi ultimi due giorni per questo problema che ha avuto. Niente, ma là non c'è stato nessun tipo di problema. È chiaro che lui ha accusato sabato nella rifinitura un fastidio e quindi di conseguenza sia lui che Panos sono rimasti a casa. E adesso invece, bene o male, sia ieri che stamattina è andato tutto bene, quindi è chiaro che ce l'abbiamo a disposizione anche Rolando. Mi lasci dire però un pizzico di fastidio forse sabato, dico a proposito dell'infortunio, diciamo così, di Rolando, un pizzico di fastidio, forse lei ci teneva che Rolando potesse essere disponibile a Latina, no? Sì, sì, ma infatti lui lo sapeva, era lì che dovevo decidere tra lui e Situm per chi doveva partire dall'inizio, perché comunque era entrato molto bene in casa. Purtroppo poi è chiaro che se ha avuto altri problemi, insomma, dobbiamo accettare. Magari non risponderete, state cercando un elemento un attaccante anche abbastanza duttile con determinate caratteristiche sul mercato. Le chiedo se il problemino di Cáceres, la probabile uscita di Rolando, anche il problemino di Bombaggi induce voi e la società a guardarvi intorno magari per un altro esterno o per un elemento duttile che possa giocare sulla fascia o da mezzala offensiva. Ma guarda, adesso l'attenzione massima è sicuramente la partita di domani. Noi domani dobbiamo fare risultato, dobbiamo farlo con grande cattiveria, con grande rabbia, e le analisi che si fanno è quello sicuramente per cercare di migliorare il più possibile questa squadra. Noi siamo molto contenti del rendimento che abbiamo avuto, ci mancherebbe, della squadra. È chiaro che se si può cercare ancora di più caratteristiche magari che in questo momento qua nella squadra mancano, ben vengano, insomma la società è disponibile e quindi in linea di massima è semplicemente, se si fa qualche cosa lo si fa sicuramente per ampliare le potenzialità della squadra e soprattutto per mettere qualche caratteristica diverse e in più di quella che già c'ha la squadra. Poi le volevo chiedere, girone di ritorno, partite completamente diverse, avversari che ormai vi conoscono da tanto e quindi adesso sono sempre più portati a chiudersi e a cercare di togliervi tutti gli spazi, però alla fine il Catanzaro gli spazi se li crea, le occasioni se le crea e se le crea anche non sul singolo episodio che magari può essere fortuito. Le chiedo se queste prime tre partite del girone di ritorno hanno dato ancora più forza e consapevolezza mentale alla squadra che a Latina ha fatto un grandissimo primo tempo, se vogliamo. E sono partite totalmente diverse perché in questo momento qua le squadre tolgono tutti gli spazi per le giocate, noi stiamo giocando le partite in spazi ristrettissimi. Andiamo a vedere a Latina, abbiamo avuto 4-5 occasioni magari per far gol
ma con giocate proprio al metro, perché comunque quando tu trovi delle squadre che compattano il blocco squadra, che non ti danno spazio da nessuna parte, devi essere bravo. Ecco il discorso che facevo l'anno scorso di avere qualità, perché la qualità serve per giocare in spazi ristrettissimi, lo stiamo facendo. È chiaro che giocare fuori casa, avere 4-5 occasioni da gol, insomma, è importante, ma ci fa capire anche la difficoltà che si ha da qui alla fine. Quindi bisogna veramente rimanere molto concentrati, molto attenti, perché comunque è proprio difficile proprio creare situazioni da gol. Le chiedo proprio se questa capacità di creare, perché le crea, non è qualcosa in più, abbia fatto scattare qualcosa in più anche no, la consapevolezza che magari possiamo fare anche bene con queste difficoltà qui, è chiaro che ci dà forza, però dobbiamo avere sempre in mente la consapevolezza delle difficoltà che abbiamo. Sì, no, invece una piccola riflessione sulla squadra che andremo ad affrontare domani, che arriva qui a Catanzaro tranquilla, tutto sommato, di aver fatto già un percorso secondo me al di là delle sue aspettative, quindi questo potrebbe, dice di no, magari, ma questo potrebbe rappresentare secondo lei un ostacolo un po' per il Catanzaro, perché Catanzaro invece ci arriva, deve vincere a tutti i costi, ecco. No, noi partiamo da un presupposto che da oggi incontrano come se incontrassero posso dire una squadra di Serie A, perché danno il massimo, danno il meglio di loro. Io mi aspetto un Cerignola veramente su di giri, con grande motivazione, e noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita. Mister, due cose qui basta così. Riprendendo la domanda del collega, no? Insomma, adesso nel girone di ritorno è molto più difficile, squadre chiuse, eccetera, eccetera. Ecco perché lei diceva adesso serve anche qualcosa di diverso, e probabilmente ci si sta muovendo sul mercato in questo senso, no? Io le faccio proprio il nome, le dico appunto Brignola potrebbe essere effettivamente il giocatore che un po' sparia le carte da questo punto di vista, diciamo che le caratteristiche sono quelle del giocatore che lei in questo momento non ha e che potrebbe essere effettivamente colui il quale aiuta il Catanzaro a risolvere queste partite bloccate con la sua giocata, con la sua inventiva, probabilmente, prima cosa. La seconda le chiedo, bisogna tenere anche i nervi molto saldi in questo campionato, no? C'è questa lotta a due che si gioca sul campo, in alcuni casi anche fuori. Le chiedo appunto se da questo punto di vista il Catanzaro, insomma, mi sembra sia attrezzato, insomma, da questo punto di vista c'è una guerra anche mediatica, se mi consente, in corso. Ecco, bisogna tenere, come le dicevo, probabilmente i nervi saldi a 360 gradi, o no? Allora, io ho letto sui giornali in settimana i nomi, le trattative, e chiaramente io posso parlare di caratteristiche, ma sono un giocatore di altre società, quindi non mi permetto assolutamente di dire niente, perché non è giusto. Allora, caratteristiche diverse, ho parlato prima, sì, perché comunque le difficoltà da qui alla fine sono aumentate, ed è importante che si cerca di aumentare ancora di più, diciamo, la possibilità di avere diverse soluzioni per andare in porta. Quindi di conseguenza, voglio dire, il lavoro che si sta cercando di fare è in funzione di questo. Allora, il discorso mediatico io non lo seguo, non mi interessa, non mi interessano le altre squadre, l'ho detto in più di le altre cose, io sono solo molto attento nell'analizzare tutto ciò che accade, perché metto in conto, diciamo, perché a me, noi veniamo, siamo scottati dall'anno scorso, che ci hanno fatto un torto clamoroso sotto l'aspetto di episodi, sotto quell'aspetto lì, ma lo faccio per me. Io quando parlo, dopo aver rivisto tutto ciò che ci accade a noi, accade magari alle altre, so quando siamo in credito, su queste cose qua ci guardo, però per tutto il resto non mi interessa, non ci interessa, ma non a me nemmeno alla squadra. Noi dobbiamo
cercare di rimanere fuori da questo, da questa situazione, dobbiamo pensare noi esclusivamente alle partite, dobbiamo essere pronti eventualmente a qualche pass falso, perché comunque il cammino è duro, ma l'obiettivo è quello di arrivare bene alla fine. Mister, per concludere, tornando sulla formazione eventuale, probabile, che chiaramente non le chiediamo, ma lei ha operato nelle ultime settimane varie rotazioni, chiaramente anche spesso gioco forza, per alcune assenze, per quanto riguarda domani è orientato a tornare, diciamo, alla formazione tipo? Ma no, allora, diciamo, a livello di condizione, a livello di stanno tutti bene, quindi in linea di massima bisogna un attimino analizzare la tenuta di alcuni giocatori, perché magari qualcuno ci può avere un minutaggio, altri, però diciamo siamo tutti a disposizione, hanno fatto tutti una buona settimana come abbiamo detto prima, quindi grossi problemi non ci sono e nemmeno grossi dubbi.